Ciao a tutti amici di Every Eye, qui è il vostro Felice, siamo tornati sulla rubrica Happy Gamer. Come vedete questo è il terzo episodio di questa serie che adoro su Killer is Dead Nightmare Edition, uscito da qualche settimana su PC. Se ricordate nello scorso episodio avevamo completato l'episodio 5 che era praticamente tutto incentrato su quel boss nei ricordi di Mondo San che ci aveva dato un sacco di filo da torcere, quindi ora tocca l'episodio 6, quindi non indugiamo oltre e andiamo subito a vedere che cosa ci aspetta in questo contortissimo, perversissimo, ma che amo, gioco. L'uomo che le rubò le orecchie. Mulino bianco, con Chopin dentro. O passero solitario. Forse è finita, diciamo, la parte dedicata alla luna, può essere. Help! Help! Miss Jubilee, your gift is one that all the world desires. Let's keep it in here. Bel paraorecchi. No, sono la più brava pianista now, del dear, mondo, no. Put on these headphones. What? Now the sounds you create will only twist and befoul people's emotions. Mi stanno facendo ascoltare Justin Feelings Bieber. Of kindness and happiness will turn hateful and murderous. People will turn on each other in a brew of turbulent passion. Non ho bene capito cosa abbia fatto alla tipa, ma non sembra nulla di bello, quindi ce lo spiegheranno, penso. Accendino poco tamarro. I'm Brian. I run the place. Now that you're here, there's nothing to worry about. Please feel free to... Ah, salve. Ma... ha le orecchie tappate, nel vero senso della parola. He stole from her the very essence of what it is to be a musician. And he's a musician as well? That bastard. We'll get your precious sounds back to you, no matter what it takes. Poverina. Deve essere bello farsi... Now, farsi cementare le orecchie. Please read this and sign. Di poche parole. Quella. Here we are. Our music man is on the top floor. All'ultimo cosa. If there's anything, I'll use the radio. Good luck. Understood. I'll take care of it. Good answer. Wait, because our client is pretty. E quando mai i tuoi clienti non sono carine? Ma che tamarro! Because it's my job. Sonic Cloud Inc. Pronti ad affettare qualcuno? Quel tizio là mi sta antipatico, perché anch'io sono un musicista, quindi mi dà fastidio. Ehi, ehi, ehi. Calma. Vi affetto tutti. Finalmente qualcuno da affettare. No, non scrivetevi. No, perché ho messo in pausa? Dato che nello scorso episodio c'era solamente il boss che mi aveva dato filo da torcere, finalmente qualche scontro normale. Muori. Adios. Perfetto. Ok, qua non sembra esserci nulla di... Posso distruggerli questi?
Sì, però mi fanno danno, quindi non lo farò più. Salve. Sta venendo ad ucciderla, si prepari. Che non sarà piacevole. Mi manderà i suoi scagnozzi peggiori contro. Che cos'è sto schifo? È la versione robotica di immortale. Vabbè, se è facile. Beh, in effetti, se la metti così. Salve. Ok. Se è così facile da parare, non dovrebbero esserci problemi. Sì, dammi le stelline. Voi siete persone normali, quindi... persone. Soprattutto siete persone. Sta telecamera però mi rema sempre contro. Adios. Ora tocca a lei. Mi scusi, non volevo affettarla. Sta sirena mi sta oltraggiando. Ok. Aia, quello l'ho sentito. Ah, non riesco a schivarli bene. A mono attacco. Cioè, sanno fare proprio solo quello. Sì, sanno solo fare quell'attacco in salto e basta. No. Ok. Te lo sei meritato. How long are you gonna keep me waiting? It's well past our meeting time. Oh, stai tranquilla. Security spike detected. Be careful up ahead. Che novità. Nemici. Altri nemici con mitra. Perché? Eh sì, e poi? Aia. Ehi, calma. Calma, non ho più vita. Grazie. Speravo di non farmi rianimare proprio subito. Immediatamente così. Scusate, ma mi date fastidio. Aia. E ora anche lei, grazie. Ora posso occuparmi senza problemi di affettare lei. Ok. Ce n'è altri? No. Ok, però... Ok. GG. Quando non c'è una via, createla. Come insegna MacGyver. Perché sto citando MacGyver, GG. Allora, scendiamo. Altri nemici. No, aspettate, c'è il coso malvagio qua. Yes! Dove cavolo sei entrata te? I can lend a hand. Perché? A me ovviamente non colpisce. Ha 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 ha!
Va bene. Psicopatica. Però grazie per le tue 26 Reta. Mani. Potrebbero essere comode stanotte tutte quelle mani. GG. Ma dietro mi sa di qualcosa da scoprire. Sa troppo di... lo sapevo io. È troppo scontato, ragazzi. In ogni gioco sotto le scale c'è sempre qualcosa, ragazzi. Se è un... un gioco d'avventura, c'è cioè uno sbloccabile. Se è un horror, ci sono delle pile. Sempre così. E qua c'è la maggiorata. Quindi ricordate, guardate sempre sotto le scale. Ok. Proseguiamo. Ehi. Cosa sei tu? Wow, sei uscito da Dead Space. Ah, prima faccio fuori i tuoi amici volanti perché. Mondo, that door is locked with a retinal scanner. Why don't you use that goon's eyes? Quindi devo strappare gli occhi, non è un problema. Devo indebolirti ancora un po'. Dove va? C'è un modo per... Prendi la testa. GG. Best soluzione. Certo. A me divertirà ancora di più strapparti le orecchie. Come hai fatto. Come le hai tappate a quella poveraccia. Musica lounge tra un pezzo di livello e l'altro. The entrance al boss? To an elevator that will take you to Victor's last known location is at the top of this structure. I can see from the security feed that it's not going to be easy for you. Devo scalarla tutta. Come minimo. Una cassa. Devo prendere le scale. Mamma mia. Oh, 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 oh. Calma. Mi sono arrivati addosso cose assurde. Ah, questo è uno di quelli che devo sfondarvi lo scudo, eh. They've retracted the access bridge behind you. I'll get it back for you. Sarà fatto. Don't bother. The only way to go is forward. E vi affetto, altro che scudo. E Braum è andato. Ora anche il Braum secondo. Oppa. Perfetto. Ecco, questi sono. Potrebbero essere un problema. Cos'è? Accovacciati per ridare il fuoco nemico. Premi LT. Che di grazia LT è. Sarà left trigger. Premi R per accovacciarti. Ma GG. Però oh, calma, io voglio ucciderlo, non voglio accovacciarmi. Esatto, molto più semplice. Ce n'è altri? Eccolo lì. Muori, please. Ehi, ehi, ehi. Calma. Calma, apparecchi elettronici. Pensiamo a questi adesso. Manco fossero mai stati un problema. Ok. Vita. Datemi della vita.
Ma neanche. Ok. Cioè dobbiamo farci tutti i piani così? Please no, eh. Oddio, ma stiamo salendo. La freccia dice di qua. E infatti la freccia aveva ragione, ragazzi. Seguite sempre le frecce. Grazie. Posso affettare le sedie, ban. Dai, ci deve essere qualcosa in sto posto, eh. Non potete... Aspettate. Sono entrato da qua. Non c'è davvero nulla. Va bene, va bene, va bene. Basta, me ne vado. Ehi, poi è chiuso. Qua c'è... Qua. Ok. Sali, sali. Vediamo cos'altro non c'è qua. Wow, esattamente come la stanza di prima. Non c'è nulla. Va bene, grazie, è stato appassionante. Aspettate però. Mi puzza qualcosa qua però. Che magari con un po' di fantasia. Che magari però. No. Ok. Speravo si potesse... inizio a trovarmi in difficoltà. Magari c'è un'altra uscita di qua. Mi fai fare il giro dell'oca. Vediamo qua. Oh, qua c'è qualcosa. Finally. Yeah, ci piace la musica. GG. Anche se preferivo qualcosa per andare avanti. And I thought I hit myself pretty well. Io ti trovo sempre. Feel free to stop by anytime you want. Come sempre verrò a trovarla. Ho ricevuto sangue fresco, grazie. Potete darmi anche della vita. Andare di qua? No. Dai, cioè non dirmi allora che è totalmente inutile. Totalmente inutile l'essere arrivato di qua, perché mi prendo male, eh. Qua non si può proseguire. Quindi proviamo di nuovo a girare. Dai. Un po' tediosa è sta parte. Dai. O qua c'è qualcosa o... Ok. O eravamo totalmente fregati. Oh, una porta con scritto exit è qualcosa che mi rincuora sempre.
Vai, corri, corri. Bravo. Ecco, ora qua mi piace di nuovo Jamil. Salve. Ehi, 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 ehi. Voi non eravate nei piani, però. Taffetto. Ma non è vero. Da quando puoi colpirmi mentre ti faccio le combo? Vabbè, tanto prima o poi dovevo essere rianimato, perché tanto ero messo malissimo. Tanto vale. Così impari. Ok. Salve. Schifoso, ti taglierò la testa. E così infatti è stato. Ok, dammi la testa. Ciao. Hai presa la testa. Ah, non si sa dove l'avevi messa, ma in tasca. Ho una testa in tasca. Ok. Sto andando in dramma da porte qua. Ma salve. Cos'è sto schifo? Beh, giustamente, hai proprio aspettato che fosse davanti a me per distruggerlo. Ok. Accetto e vado avanti. Tanto facciamo fuori sto qua. Vedo che te li fai fuori praticamente da solo. Ah, ma continuano ad arrivare imperterriti. No, 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 no. Finiti? No. Vabbè, allora pensiamo a questo, va. Vabbè, io in realtà volevo... Ok, a questo non possiamo ancora fare, probabilmente... Oiuiuiuiui. No, 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 no. Ok, non ha tantissima vita ancora. Ok, sta perdendo pezzi. No, 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 no. Mamma mia. Che è successo? Devo svignarmela. A me volevo ucciderti. Scusate. Dopo tutta la fatica che ho fatto. Spam. E ora tocca a te non credere. Perfetto. La porta è di qua. Via, via, via. Pensavo fosse più ostica la cosa. Non era un boss probabilmente, era un mini... Cosa ti ho affettato? Che... Ah, ok. Devi fare la cosa strafiga. Ma non era così spazioso sto ascensore prima. Looks like you have some time on your hands.
Non è vero. Giro su me stesso perché non ho tempo da perdere. Guardate, 26, 27, 28, quanti cavoli di piani c'ha sto coso? Even so, this is a pretty tall building. Nothing to be concerned about. It's not nearly as high as our contract fee. Oh. I feel like I'm heading to the moon. By the way, ma ci sei già andato sulla luna? When the moon blocks out the sun? An eclipse? Correct. Why'd you bring that up? I just thought of it because there was a special report on the news. Did you know that the moment the moon blocks the sun, it's called a diamond ring? Grazie per la lezione di astronomia. Romantic. I'm simply talking about tangible assets. Is there some point you're trying to make? Only that I'm a material girl. What a surprise. 126. Quanti piani c'ha sto coso? Arriviamo a 200. Sure is a tall building. Stavo pensando lo stesso pure io. Continuiamo a ruotare su noi stessi. Ok. Dimmi che non c'è un boss qua alla fine subito perché... Cosa? Sì. Mille piani. Cos'è? Le torri gemelle. Ma per piacere. L'architetto che ha fatto mille piani. Altro intermezzo. Salve. È un po'... un po' The Walking Dead, signore. Sta bene. Mi spiace, non parlo il marcese. And so, I will mass produce these sounds of malice and transmit them throughout the world from this very tower. Lo speaker nato, signore. Serve as an amplifier. Sorry, I think I missed a few key points there. So, could you start over with this grand plan of yours? Evil is going to spread, and this world will be purified. Yeah, that's great and all. But I've come to take back her ears. Ho venuto a riprendermi le orecchie. Come to take back? How vulgar. You think I'm vulgar? Take a look in a mirror, pal. Un punto. Strange. The man in the photo actually isn't bad looking. You don't understand anything, do you? I no longer need a body of flesh. As long as I have Miss Jubilee's ears. Those ears belong to someone else. Your logic makes no sense. But it is a force that can be used for good. It can purify the world. Whatever. I've got work to do. So let's get this over with. I'm here to execute you. Soprattutto tagliamo. Our opinions are very different on this, aren't they? Debating the matter won't get us anywhere. May I suggest we settle this the hard way? Agreed. I shall reveal to you my true form. E perché così non sei già abbastanza marcio? What? Assolutamente la tua vera forma. Bello schifo. Ti ricordo che ho solo due carte per rianimarmi, quindi almeno non ti sento più. Like I said, we're done talking. Ok. Mamma mia. Ok, magari se ne evito anche qualcuno. Proprio così. Ah!
Ok, perfetto. L'approccio era completamente sbagliato. Aia. Ma non posso schivarle in modo appropriato ste cose. Beh, vabbè. Muori schifoso, tanto avrai sicuro una seconda vita, guarda. Oh, un braccio. Oh, calma. Non avevamo ancora deciso che... Oh, devi star tranquillo. Quando dico che devi star tranquillo, vuol dire che devi star tranquillo. Dai. Yeah, un altro braccio. Allora, schifoso. Ancora vite c'hai. Mamma mia. Lag. Cosa? C'ho pure il tempo. Odio il tempo. Che cavolo. Dai che non ho tempo. Fatti ammazzare. Ma ce la fai a colpirlo? Ce la fai? Ma non è vero. Dai. Oh. Mamma mia che fatica. Oop. Killer is dead. Mamma mia. È stato impegnativo quanto basta, ma soddisface ancora. Devi morire. Cos'è sto schifo? Basta, sto video sta già durando troppo. Velcoz. Mamma mia. The moon is full of malice. Not good. GG. Musica lounge. The job's done. Please sign here. Oh. Potrei riavere le tue orecchie ora? Your ears are the envy of the world. Please. Take good care of him.
Their owner no longer belongs to this world. Do you understand how it feels to have something more important than life itself stripped from you? Da-na-na-na. But with this... What? What about our payment? Stavo pensando lo stesso anch'io. Ventidue minuti, caspita. Una B, stavolta è andata un po' meglio. Beh, mi è piaciuto questo episodio. Non so voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne... cosa ne pensate? A me non è dispiaciuto. È stato bello. Parte l'inizio un po' noioso, però il boss è stato epico. Ok, prossimo episodio sarà l'episodio numero 7, la tigre che svanì nelle tenebre. E per questo episodio è tutto, ci vediamo al prossimo, sempre con il vostro Felice, la rubrica Happy Gamer sul canale di Every Eye. Mi raccomando, iscrivetevi. E niente, qua è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!